Buongiorno a tutti, friends, al vostro Super Corri, sull'ultimo video sul secondo canale dell'anno. Volevo parlare di Cristiano Ronaldo, perché? Voi mi direte, Corra, ma è il caso, sì. È il caso perché, secondo me, Cristiano Ronaldo, per quello che ha rappresentato, per il campione che è stato, per quello che avrebbe potuto ancora fare, ha fatto un errore clamoroso. Sì, è vero, 200 milioni di euro l'anno all'Al Nasr, squadra dell'Arabia Saudita. Sì, però effettivamente metti la parola fine alla tua carriera. Una carriera che avrebbe ancora potuto regalargli delle soddisfazioni. Perché, ragazzi, parliamoci chiaramente. Cristiano Ronaldo, quasi 38 anni, ma comunque fisicamente integro, giocatore ancora nel pieno della condizione. Avrebbe potuto tranquillamente giocare in un club comunque prestigioso in Europa e poi partecipare almeno a un altro europeo. Perché 40 anni, nelle condizioni in cui sta Ronaldo, fare un europeo è tranquillissimo. Vai a giocare in una parte del mondo dove il calcio è visto proprio come uno sport dove non capiscono nulla. Dove allo stadio non si capisce chi ci sta a guardarti. Dove tu esci completamente fuori da radar, esci fuori ormai definitivamente dalla nazionale. Ed esci fuori dal vero calcio. Io non avrei mai fatto una scelta del genere. Quindi, secondo me, Ronaldo avrebbe dovuto ponderare meglio quello che è andato a decidere, perché voi mi dite, sì, però 200 milioni di euro l'anno. Sì, però, ragazzi, dovete anche capire che va bene 1000 milioni di euro in 5 anni, ma dovete anche capire che... Ma Ronaldo è uno che avrebbe avuto problemi di soldi, altrimenti... Cioè, Ronaldo è uno che da solo, con le sue attività, con il suo modo di fare, già guadagnava, mi sembra, non mi ricordo... Oltre 100 milioni di euro l'anno. Aveva bisogno di fare un contratto con una squadra araba per poter guadagnare soldi? No. Li avrebbe guadagnati in meno tempo, ci avrebbe messo di più, ma li avrebbe guadagnati. Quindi perché andare a scegliere un contratto solo per un mero discorso economico quando tu tranquillamente potevi giocare ancora, guadagnarteli in un altro modo quei soldi, quindi con le tue attività collaterali, e rimanere nel calcio che conta? Ma già un ritorno, che vi posso dire, passionale in Portogallo, allo Sporting, capito? Squadra che lo ha lanciato. Sarebbe stato gradito. Comunque avresti giocato probabilmente, se si impegnava già da gennaio, a portare la squadra in Champions. Avessi giocato la Champions, saresti rimasto nel giro della nazionale. Ed invece Ronaldo semplicemente ha deciso di guardare i soldi e mettere fine alla carriera. Campionato arabo è un campionato dove... non c'è un livello minimamente paragonabile a qualsiasi campionato europeo, ma anche di Serie B, di Serie C. Quindi sostanzialmente è una scelta economica che non concepisco. Non concepisco perché se Ronaldo a 40 anni avesse fatto una scelta del genere, lo potevo pure capire. E l'avrebbe potuto fare perché Ronaldo, per come si allena, per come mangia, per come sta in forma, a 40 anni avrebbe potuto continuare a giocare. Allora ti vai a fare un paio d'anni in Arabia, ti prendi quegli ultimi soldi e va bene, ma altri 2-3 anni tu te li potevi fare tranquillamente in Europa. Perché Ronaldo è integro e in perfetta forma. Quindi, ora voi mi direte, sì, ma aveva effettivamente alternative Cristiano Ronaldo. È un altro discorso questo, perché da quando ha fatto l'intervista contro il Manchester United sembra che nessuno abbia voluto ingaggiare Ronaldo. Il suo procuratore lo ha proposto praticamente a chiunque volesse Ronaldo in Europa, e nessuno lo ha accettato, perché evidentemente sono state messe anche notizie sul fatto che lui è uno che crea zizzania, problematiche varie. L'abbiamo visto pure in nazionale. In nazionale Ronaldo ha avuto un trattamento vergognoso ai mondiali. Cioè Ronaldo avrebbe potuto fare molto la differenza rispetto agli altri giocatori, è stato messo da parte. Perché evidentemente... qualcuno ha preso, ha detto, Ronaldo deve essere fatto fuori da tutti i giri. Così è accaduto. Perché Ronaldo, ragazzi, è un giocatore che ancora ad oggi, se lo metti in una squadra buona e lo fai giocare nel suo ruolo, ti può fare la differenza. Perché, ripeto, a 38 anni è un giocatore che si è tenuto perfettamente in forma. Quando noi vediamo gli Ibrahimovic che a 41 anni stanno ancora a chiedere di voler giocare, nonostante molti più infortuni di Ronaldo, Ronaldo poteva giocare. Tranquillamente, ragazzi, tranquillamente. È un finale di carriera molto amaro per me, che ho sempre stravisto per Ronaldo. Ho sempre detto che per me è superiore anche a Messi. Ronaldo è superiore a Messi perché è più completo sostanzialmente. Purtroppo ha fatto delle scelte ultimamente sbagliate. La stessa scelta di andarsene dalla Juve, dove comunque era ormai ben inserito, lo stipendio lo prendeva,
avrebbe potuto fare tanti altri gol. È stata una scelta sbagliata. Ha puntato i piedi per andarsene dalla Juve per tornare al Manchester e ha sbagliato. È stata una scelta presa un po' così. E ragazzi, sostanzialmente quando inizi a fare queste scelte un po' a caso, anche se ti chiami Ronaldo, la tua carriera finisce, volge al termine. E quello ha praticamente declinato il tutto della carriera di Ronaldo. Ronaldo poteva tranquillamente dire: sto un altro anno alla Juve e poi mi guardo attorno a contratto finito per poter scegliere la destinazione migliore. No, ci fu la fuga da Torino verso Manchester e Manchester non ha ritrovato quello che lui pensava di ritrovare. Non a caso non si è inserito con la squadra, non si è inserito nel gruppo, nonostante l'anno scorso abbia fatto pure parecchi gol. Quindi, se andiamo a valutare un Ronaldo, ma anche al Milan, all'Inter, a tutte le squadre farebbe comodo. Purtroppo il problema è che lui percepisce un ingaggio stellare, perché 30 milioni di euro basici che lui voleva, nessuno gliel'avrebbe dati. E allora è chiaro che o scendi a compromessi, anche Ibrahimovic voleva 12-15 milioni di euro all'epoca e adesso ne prende 2-3, quelli che siano. Quindi avrebbe dovuto fare scelte più ponderate per la sua carriera. L'esporsi così per rescindere il contratto col Manchester, lui pensava di fare una cosa buona, diceva, secondo me, nella sua mente: vabbè, mi espongo, costringo il Manchester a rescindere il contratto, perché una volta che un calciatore fa dichiarazioni così lesive contro il suo club, anche se c'ha ragione, perché io penso che Ronaldo c'ha ragione, però comunque ti vai a esporre e poi vedi che fa? Si crea un circolo vizioso che nessuno ti prende. È stato un errore, ragazzi, è stato un errore, perché Ronaldo, se andiamo a vedere, è stato, anche fino a parte dell'anno scorso, uno dei 4-5 giocatori più forti del mondo. Quindi io penso che anche in Europa qualcuno gli avrebbe dovuto dare fiducia. Non gliel'hanno data, ripeto, perché evidentemente anche dall'alto sono arrivate direttive che nessuno lo doveva ingaggiare. Perché non dico in Italia, io al Milan ce l'avrei messo così, sarei andato a prenderlo io a Manchester. Chiaramente il Milan non spenderà mai quei soldi. Ronaldo in Italia sarebbe dovuto venire se si fosse non decurtato l'ingaggio, ma proprio dilaniato. Allora avrebbe avuto senso e lui non lo voleva fare. Però sostanzialmente uscire dal calcio giocato in questo modo per andare a giocare quando tu sei abituato a vincere le Champions, a vincere gli europei, a fare cose clamorose per andare a giocare in uno stadio dove ci stanno quattro arabi applaudendo, ma anche quello che stai a fare è becero, ragazzi. Meglio andare in America. Io, a parte che io proprio sarei rimasto in Europa in tutti i modi. Meglio andare in America, guardate, a prendere di meno, ma rimanere in un calcio perlomeno decoroso, anche se fa cagare anche il calcio americano, e non andare proprio in Arabia, nella parte peggiore del mondo, dove non ci sono diritti umani, dove non c'è nulla. Andare a svernare là quando tu, soprattutto dopo l'europeo e la parentesi Manchester, io avrei avuto una fame e una cattiveria di dimostrare il mio valore insormontabili. Ed invece Ronaldo evidentemente non ci ha avuto questo pensiero. Lui ha pensato esclusivamente: prendi i soldi, che mi frega, almeno là mi rispetteranno. Non è così. Io per un campione come lui avrei voluto rivedere in una squadra decente, ma anche, non ripeto, non nel Chelsea, nel Manchester City, ma pure se ti prendeva lo Sporting, io avrei detto: guarda, sai che faccio, vengo per 3 milioni di euro, così mi potete ingaggiare pure voi e dimostrerò quello che valgo. Là avrebbe avuto senso Ronaldo, avrebbe dimostrato che oltre ai soldi lui era attaccato anche a altre cose. Ed invece così ha fatto una scelta che dimostra quanto lui si è attaccato solo ai soldi. Perché io, ragazzi, penso che un giocatore un minimo ambizioso non va a svernare in Arabia, soprattutto quando tu hai ancora le facoltà fisiche per poter giocare in campionati di primo livello. Io avrei continuato sicuramente a cercare di fare qualcosa in campionati di primo livello, non andare a svernare in un campionato di livello davvero vergognoso, becero, in una nazione becera, dove veramente c'è il peggio del peggio a livello di rispetto delle donne, di diritti umani. Fa proprio cagare, cioè non ci sarei andato mai. Ripeto, Ronaldo non sarebbe mai stato povero, non avrebbe mai avuto problemi così. Invece magari la carriera durerà più a Messi, che Messi, vi ho detto, erano due anni che Messi praticamente, due, tre anni che Messi camminava in campo, perché Messi già nell'ultima stagione al Barcellona non aveva fatto nulla, pochissimi gol e pochissimo incisivo. Prima stagione al Paris Saint Germain non ha fatto nulla, né in Champions né in campionato. Quest'anno qualche gol in più l'ha fatto, ma per come gioca in Ligue 1 doveva fare di più, però Messi ha fatto un mondiale pazzesco, magari adesso si riattiva anche mentalmente, gli torna la voglia e torna a fare il fenomeno anche nei club. E magari ti gioca altri 3, 4, 5 anni,
supera anche la longevità di Ronaldo e vince molto di più Messi rispetto a Ronaldo, che per me le carriere erano perfettamente equiparabili, adesso sarà molto sopra, perché oltre al mondiale vinto e comunque da, da dominatore, da protagonista assoluto, continuerà a giocare, a vincere e magari ti molla anche un'altra Champions League e quindi supererà Ronaldo per i palloni d'oro, per il mondiale, per tante cose. Quindi la carriera di Messi sarà sopra a quella di Ronaldo, perché Ronaldo poteva fare scelte più ponderate. Io penso questo, vediamo un po' cosa ne pensate voi, però per me ha fatto un grave errore. Meglio giocare e prendere molti meno soldi, ma rimanere nel calcio che conta, perché ha ancora tutte le facoltà. Ciao ragazzi!